Informare ed orientare, questo è l'obiettivo del segretariato sociale, il nuovo servizio sperimentale che sarà attivo presso il Comune di Lucca da martedì 11 dicembre. Si tratta di uno strumento in più per rispondere alle esigenze dei cittadini ed è completamente gratuito. Il segretariato rappresenta la porta unitaria di accesso al complesso mondo delle attività dedicate al settore sociale, uno strumento di incontro finalizzato a conciliare i bisogni e le risposte adeguate. Il punto informativo ha carattere di universalità ed è destinato ai cittadini che decidono di rivolgersi per la prima volta agli assistenti sociali. Secondo la legislazione vigente, l'attività è finalizzata a garantire capacità di ascolto, funzione di orientamento e di filtro, di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa per accedere alle informazioni. La finalità, ha dichiarato l'assessore con delega al sociale Carla Reggiannini, non è quella di indicare alle persone la soluzione dei problemi, compito che spetta ad altri operatori, ma far conoscere quali sono i tipi di risposte esistenti sul territorio, orientando e accompagnando i cittadini nella rete dei servizi. Dopo una prima fase di orientamento, il punto prevede il colloquio professionale e, infine, l'orientamento sul territorio. Lo sportello è organizzato su appuntamento, i giorni di ricevimento sono martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.